Vedere il proprio corpo in mezzo a una strada è come fissare uno specchio senza distogliere lo sguardo. E così realizzi di non saper più distinguere la realtà dal riflesso. Sì, bella idea, Baxter. Comprometti le prove. Rinforzi? E chi li vuole i rinforzi? Non avresti dovuto provare a essere uno di noi. Eri davvero un povero figlio di puttana. Signore. Ehi, Baxter! Ehi! Torna a raccogliere le testimonianze. Forza. Sì. E sono io lo stupido? Questa scena non è sua, tenente. Prego, porga i suoi rispetti e vada via. Sì. Non sarà la mia scena. Ma il caso è mio. Sarà mio domani. E il giorno dopo. Fin quando non lo troviamo. Non dimenticartelo, sergente. Seguo solo gli ordini del capitano. È la procedura quando un membro della famiglia... Bene. Si prenda il suo tempo, tenente. Ho perso il conto delle volte che avrei voluto vederti morto. Fammi un favore, canaglia. Di a Giulia che mi manca. Lo sa, Rex. Lo sa. Devo scoprire le tracce dell'assassino prima che sia tardi. Un'occhiata al taccuino di Stewart per scoprire... cosa sanno? Quindi, l'uomo col cappuccio l'ha visto? Sì. L'ha visto. Ha ucciso quel tizio per strada. Vorrei sapere di cosa stanno parlando. Devo vedere se hanno trovato nuovi indizi sull'assassino. Questi indizi dovrebbero dirmi qualcosa. Perché proprio me? Io volevo solo andare a casa a cucinarmi. Si sente bene. Sarà già su tutti i social media. Per fortuna non c'ero quando è successo. Quelli a cui lo racconto pensano sia una specie di film. Che notataccia, Robinson? Già. Pazzesco. Ronan, non ci posso credere. Non capisco, che ci faceva qui? Se l'è cercata. Un testimone ha avvisato la centrale che il killer era nel palazzo. Ronan ha preso la chiamata e se n'è andato senza aspettare i rinforzi. L'assassino gli ha fatto fare davvero un gran bel salto. E poi bababababam, sette colpi al petto, ma non... a bruciapelo. Ma non capisci quando devi finirla, Baxter? Ma li hai visti quei tatuaggi? Tutta quella merda da mafioso. Era un criminale, non un poliziotto. Vuoi vivere da ladro? E allora muori da ladro. Era uno di noi, coglione. Ok. Porta pazienza. È sconvolta. Non è abituata a situazioni simili.
L'ho visto. L'uomo incappucciato. Là fuori. Guardava lassù, verso il quarto piano, credo. L'assassino è venuto qui per una ragione. Ma quale? Nell'appartamento deve esserci qualche indizio. Questa è la porta ed è chiusa. Fantastico. È la mia occasione. Devo seguire Stewart dentro il palazzo. Ehi, sergente, la vogliono sulla scena del crimine. Ricevuto. Oh, sei tu. Mi sembrava di aver sentito qualcosa. Farmi venire un altro infarto? No, volevo solo... Per la miseria. Era una domanda retorica. Forza, che aria sperduta. Dai un'occhiata in giro, guardati intorno. Nessuno te lo impedisce. Hai visto tutto, vero? Ti senti molto speciale. Sempre a spiare dalla finestra, a ficcare il naso negli affari dei... Spiare dalla finestra? A che servirà mai? Forse se smettessi di portargli da mangiare, alzerebbe la testa per vedere se ci sono ancora. Ehi, guarda che ti sentono parlare, tesoro. Speriamo non mi faccia domande, o si accorgerà che non lo sto ascoltando. Non vedo l'ora che Jennifer cambi casa. Un uomo diverso. E poi fanno un baccano. Lo so che ti dà fastidio, caro. E poi, quei tizi al terzo piano, sembra che stiano cercando di resuscitare. Sono così con... Sembri persa. Non trovo più il mio corpo. So che mi hanno ucciso qui. Forse ti sembrerà assurdo, ma... mi sentirei molto meglio se sapessi dov'è. Sei un investigatore? Potresti essere la mia ultima speranza. Sì, sono un investigatore. Sai chi è stato? Potrebbe aiutarci a trovare il corpo. Erano anziani. Vivevano nel palazzo. Ma il resto è un po'... confuso. Sai, prendevo un sacco di droghe in quel periodo. Direi che ti serve un investigatore. Vedo se riesco a scoprire qualcosa sugli anziani che vivono nel palazzo.
Ehi, ehi, come diavolo è riapparso? Sono stato io? Ehi, ehi, torna qui! Quello non ti riguarda. Bene. Sembra una specie di codice. Beh, meglio che vada al quarto piano prima che la polizia porti via le prove. Fate il vostro gioco e buona fortuna. Non è fortuna, Evelyn. Hai ragione. Guarda che devo andare a lavorare domani. Thank you.
State indietro, per favore. Che cos'è successo? Perché non mi viene in mente nient'altro da chiedere? Non siamo a una festa. È un caso di omicidio. Scott dovrebbe rilassarsi un po'. Ma il palazzo è sicuro. Esatto, il palazzo è sicuro. L'assassino non c'è, se intendete questo. Ehi, Broyles. Hai visto la ragazzina che vive qui? Se si fa vedere, dimmelo. Hai capito? Dannazione. Quella pistola me l'ha data mia madre. Che cosa ci faceva qui l'assassino? Cosa mi è sfuggito? Questa storia. La polizia brancola nel buio e l'ombra dell'assassino incombe anche sulla mia vita. Se solo riuscissi a proteggere Joy, farei qualsiasi cosa, anche allontanarla, se servisse a tenerla al sicuro. Dobbiamo trovarle, sempre che siano ancora vive. Prima di andarmene devo dare un'altra occhiata in giro. Thank you.
Girati. Sei in arresto. Cosa mi sono cacciato? Cercava la ragazzina. Dove sarà andata? Dobbiamo trovarle, sempre che siano ancora vive. Dovrei portare questa foto a Rex. Qui per qualche giorno. Ma certo, cara, la chiesa aiuta sempre i bisognosi. Giù dalla finestra. Mi hai ucciso in strada e non hai visto se c'era qualcuno. Quella ragazza è la mia sola speranza. Devo trovarla. So che non può uccidermi, ma odio l'altezza.